Io sono Paolo Piras, sono un ragazzo di Arborea, un cittadino di Arborea che studia a Bologna. E insieme ad altri ragazzi, altri cittadini, circa a metà ottobre dello scorso anno abbiamo costituito un comitato civico che si chiama No al Progetto Eleonora. Che cos'è il Progetto Eleonora? Noi, girovagando un po' per internet, lo scorso autunno abbiamo incontrato una delibera della regione, una delibera datata 2009, dicembre 2009, della regione Sardegna, che conferiva alla società Saras, la società dei fratelli Moratti, che è a sede a San Rocco, un permesso per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, per un'area di oltre 4.000 ettari che coincide più o meno con 2/3 della provincia di Oristano. È un parallelepipedo che si estende a sud dal territorio di Arcidano, al confine con quello di Guspini, con il poligono di Capofrasca, e arriva a nord fino a Siammaggiore, fino a Cabras. Comprende in pieno appunto tutto il territorio di Arborea. Cos'è successo? La regione ha dato appunto questo permesso alla Saras per avviare delle ricerche per verificare se sotto il territorio di tutta quest'area fossero presenti dei presunti giacimenti di idrocarburi. Le prime ricerche sono andate avanti, sono iniziate intorno a gennaio-febbraio 2010. La Saras, molto diciamo in silenzio, perché poche persone se ne sono accorte dei macchinari che girovagavano per la provincia a setacciare un po' i fondali del nostro territorio. Si è arrivati intorno a giugno 2011, cui la Saras ha presentato un documento alla Regione Sardegna che era uno studio preliminare. Perché? Perché loro sostenevano, durante questo anno e mezzo di ricerche, di aver trovato un possibile giacimento di idrocarburi al di sotto dello stagno di Senarrubia, in pieno territorio di Arborea. Per chi più o meno non ha presente, Arborea si trova esattamente al centro, nella costa occidentale della Sardegna. È un paesino, è a circa, sì e no, 2 km di distanza dal mare, ed è il primo paese che si incontra scendendo da Oristano verso il sud. La Saras ha presentato questo progetto a cui c'era un piccolo studio ambientale in cui si sosteneva che al di sotto dello stagno di Senarrubia c'era un giacimento di idrocarburi non meglio specificati. Loro presumono si tratti di metano, ma ovviamente per avere la certezza bisogna andare a perforare il terreno e ad analizzare cosa si sta andando a cercare. Dunque, questo progetto così è rimasto depositato qualche mese in regione. Ci sono state le prime analisi da parte, presumo, dei tecnici, degli assessori competenti. Questo progetto girovagava un po' per le scrivanie degli assessorati regionali, è passato anche nelle scrivanie del comune di Arborea, perché ovviamente il comune di Arborea è stato informato non appena la Saras ha presentato la richiesta di perforazione di un pozzo esplorativo, perché di solito la fase di ricerca di idrocarburi è articolata in tre fasi. La prima fase di verifica, cioè cercare più o meno dove si trova il presunto giacimento. La seconda fase, che è quella di perforazione di un pozzo esplorativo. E poi la terza fase, che è quella vera e propria di produzione, dopo aver verificato tramite il pozzo esplorativo la presenza o meno degli idrocarburi, allora si dà avvio alla perforazione vera e propria. Andando in ordine cronologico, torniamo a giugno 2011. A giugno 2011 il comune di Arborea viene informato, la richiesta da parte della Saras viene pubblicata sull'albo pretorio, viene pubblicata anche sui due maggiori quotidiani sardi, l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna, ma in realtà pochi se ne accorgono. Vuoi perché a luglio tutte le persone stanno pensando a farsi le vacanze, vuoi perché nessuno ha pensato di pubblicizzare l'evento, ovvero di dire: ehi, cittadini di Arborea, sapete che c'è una società che dice di aver trovato degli idrocarburi? Cosa ne pensate? Vogliono venire a piazzare una trivella nel nostro territorio? Nessuno ha detto niente. Quindi si è andati avanti, si è arrivati all'incirca settembre-ottobre 2011. Noi abbiamo incontrato per caso su internet appunto il documento vero e proprio, cioè lo studio preliminare su cui la Saras si basa per richiedere tutte le autorizzazioni alla perforazione del pozzo esplorativo.
Noi eravamo, dico la verità, tre o quattro ragazzi all'inizio così, uno di noi l'ha trovato, ha scritto a degli amici, gli ha detto, ehi, ma voi avete sentito qualcosa? Ovviamente siamo rimasti un po' tutti basiti, nessuno ne sapeva niente. Quindi così per curiosità ci siamo messi a leggere questo documento di circa 145 pagine che un po' descrive l'ambiente di Arborea, un po' descrive le tecniche di trivellazione, anzi non tanto le tecniche, il tipo di trivelle che dovrebbe essere utilizzato, cioè insomma è un documento molto specifico per certi versi e molto carente per altri versi. Ci siamo domandati, ma ci conviene avere una trivella in casa? È possibile che ad Arborea, un paese che vive da sempre di agricoltura, di allevamento, che vive grazie all'ambiente, grazie al territorio, per coniugare questa attività che si basa fondamentalmente sul rispetto della natura con quanto di più artificiale, cioè la perforazione per cercare degli idrocarburi. E quindi siamo andati, abbiamo cominciato a documentarci, abbiamo cominciato a contattare qualche professore universitario, di università italiane, non solo, abbiamo cercato un po' dei dati sui tipi di trivellazioni che ci sono state in Italia negli anni precedenti. Abbiamo scoperto che già negli anni 60 il territorio di Oristano e della Sardegna era stato oggetto di tentativi di trivellazione, poi abbandonati perché i giacimenti non si erano trovati. Insomma, abbiamo incominciato ad accumulare informazioni. Man mano che tutte queste informazioni venivano messe assieme, crescevano i dubbi, sempre di più, perché ci siamo resi conto di quanto è invasiva un'attività come quella della trivellazione, cioè non è un piccolo pozzo che si mette lì a 10 metri da casa, da cui poi si può aprire un rubinetto per prendere gli idrocarburi, per prendere il petrolio oppure il metano. Questa, insomma, è un po' una delle tante leggende che vengono raccontate per tranquillizzare la popolazione. Noi invece ci siamo informati e abbiamo scoperto che non era assolutamente così. L'attività di trivellazione è un'attività molto complessa, molto complicata a livello di impatto anche sull'economia e sull'immagine di un paese. E quindi siamo arrivati a novembre, cioè noi abbiamo cominciato a lavorare pian piano a ottobre, a metà ottobre. Il caso un po' ha incominciato a muoversi sui giornali, ci sono stati i primi articoli da parte della Nuova Sardegna e siamo arrivati all'8 novembre. L'8 novembre 2011 è una data particolarmente importante perché la Saras decide di presentare più o meno pubblicamente, anzi neanche tanto pubblicamente, questo progetto. Perché? Perché lo presenta in una conferenza stampa al chiuso nel senso su invito, nella sede degli industriali di Cagliari, in cui viene presentato questo progetto Eleonora, che in realtà è solo uno dei due progetti, c'è un progetto gemello del progetto Eleonora che si chiama Progetto Igia e comprende un'area di circa 200 km quadri nel Medio Campidano. Quello è ancora nella fase di ricerca, non sono ancora passati nella fase autorizzativa. L'8 novembre appunto viene presentato pubblicamente, quindi noi abbiamo la conferma ufficiale che la Saras vuole venire ad Arborea a ricercare sostanzialmente il metano. Nella conferenza di presentazione ovviamente viene, diciamo, non dico lodata, però insomma viene rassicurata tutta la popolazione sul fatto che ovviamente non si corrono rischi, che è un'attività sicura, parlano di possibili royalties, ovvero di pagamento di introito economico per le casse della regione comprese tra 1 e 3 milioni di euro. Anche se qua ovviamente c'è già la prima obiezione, in base a cosa si possono calcolare gli 1 o 3 milioni di euro se non si sa ancora se il giacimento c'è, primo, secondo, di che portata è il giacimento e terzo, di che qualità sono gli idrocarburi presenti in quel giacimento. Insomma, viene presentato questo progetto un po' come la manna dal cielo per il futuro dell'Oristanese, provincia con un alto tasso di disoccupazione, con sostanzialmente pochi soldi a disposizione, insomma, questo progetto viene presentato come una grande possibilità. Cosa succede? Che nello stesso giorno, anzi il giorno successivo, per la prima volta, il sindaco di Arborea finalmente rilascia un'intervista, per la precisione a Nova TV, dove si dichiara ovviamente contento e molto soddisfatto del fatto che ci sia questa possibilità che porta al sviluppo sostanzialmente al nostro territorio, al territorio di Arborea, alla provincia di Oristano. Quindi a questo punto noi ci troviamo come un gruppo di cittadini, a quel tempo una ventina di persone, che hanno scoperto da niente un problema,
chiesto delle delucidazioni che non sono mai arrivate. Poi all'improvviso, quando viene presentato ufficialmente il progetto, il sindaco di Arbolea si dichiara apertamente a favore di questo progetto. Insomma, lì incomincia a delinearsi una piccola spaccatura all'interno della comunità di Arborea. Noi ci troviamo in contrapposizione in quel momento con il sindaco. Decidiamo a quel punto di informare quanto più possibile la popolazione. Continuiamo a cercare documenti, continuiamo a chiedere consulenze e decidiamo di organizzare per il mese successivo una assemblea popolare. Abbiamo chiesto più volte sia al sindaco sia alla Saras di presentare pubblicamente il progetto. Quando noi parliamo di presentarlo pubblicamente, intendiamo a tutta la popolazione di Arborea, ovvero un'assemblea popolare in cui i signori della Sara si presentano in Arborea e dicono: cari cittadini di Arborea, questo è il progetto, la nostra idea è questa. E poi ovviamente ci possono anche chiedere qual è la vostra opinione, dato che fino a prova contraria siamo noi che abitiamo ad Arborea. Niente, questa assemblea popolare non arriva ovviamente, quindi decidiamo di organizzarla noi. Organizziamo la prima assemblea popolare il 28 dicembre. Siamo noi a reggere il gioco. Il comitato si sostituisce al comune e alla Saras ed è il comitato che illustra questo progetto. Abbiamo invitato un biologo, un geologo e un medico a discutere con noi dei possibili rischi o delle possibili opportunità. Cosa è successo? Quel giorno, insomma, è stato un giorno molto strano, perché di solito ad Arborea queste cose non si vedono. Però per la prima volta decine e decine di persone finalmente hanno sentito dal vivo, hanno visto, hanno potuto vedere i documenti, hanno potuto vedere le immagini, le cartine, hanno potuto sentire degli esperti super partes parlare della trivellazione, di un'attività di trivellazione. E quindi in quel momento si è incominciato un po' a prendere coscienza in tutta la cittadinanza. Il paese di Arborea ha incominciato a capire che forse non era davvero una grande opportunità, perché noi abbiamo evidenziato i rischi fondamentalmente che si corrono dall'avere un pozzo per l'estrazione di idrocarburi a 2 passi da casa. I rischi sono fondamentalmente di tre tipi. Il primo è a livello ambientale, ovvero a livello di contaminazione del territorio. Il punto in cui il pozzo dovrà essere scavato è esattamente a circa 180 metri dallo stagno di Senar Rubbia. Lo stagno di Senar Rubbia non è uno stagno qualsiasi, non è semplicemente una zona umida. Lo stagno di Senar Rubbia è una delle zone umide più importanti in tutta Europa. È una zona a protezione speciale, un sito di interesse comunitario, è una zona in cui nidificano decine e decine di uccelli e di specie protette. È un territorio che viene tutelato da convenzioni internazionali come la Convenzione di Ramsar, viene tutelato anche dall'Unione Europea stessa, che da circa 10 anni finanzia un progetto che si chiama Progetto LIFE, in cui vengono stanziati dei fondi che vengono dati proprio ai comuni per mantenere integre queste aree, cioè queste aree ad alto livello ambientale devono rimanere così come sono, non possono subire modificazioni esterne. Insomma, avere una trivella a 100 metri dal confine di questo stagno è già un grande impatto per l'ambiente di Senar Rubbia. Non solo, un rischio fondamentale è quello della contaminazione delle falde acquifere. Il pozzo esplorativo ha una lunghezza di circa 3.000 metri di profondità. Ora, per andare a scavare fino a 3.000 metri di profondità si attraversano diversi livelli di falde acquifere. Il rischio che queste falde possano essere messe in comunicazione tra loro o che durante l'estrazione del metano qualche agente o qualche altro tipo di sostanza chimica possa finire nelle falde e contaminarle, decreterebbe immediatamente la fine dell'intero sistema agricolo e di allevamento di Arborea. Un gran bel danno. E poi, ultimo, ma di certo assolutamente non meno importante, forse quello più rischioso, sono ovviamente i danni per l'uomo. I danni per l'uomo che prima di tutto sono a livello di sicurezza. Basti pensare che in certe zone, come ad esempio in Kazakistan, quando si fanno delle estrazioni, anche solo in zone desertiche, si predispongono delle fasce di protezione e di evacuazione, dei veri e propri piani di evacuazione di tutta la popolazione per un raggio di circa 15 km. Ora, un raggio di circa 15 km dal punto di trivellazione si dovrebbe far evacuare quantomeno il paese di Arborea, Santa Giusta, Marrubi, Terralba,
forse anche a Cidano, insomma, stiamo parlando di 40.000 persone, forse più o meno, sarebbe una cosa un po' complicata. Ma soprattutto la cosa che a noi ci ha insospettito di più è stata la superficialità con cui questo studio presentato dalla SARAS è stato redatto. Ovvero, se voi andate a leggere questo studio, che è disponibile, uno studio pubblico, è disponibile sul sito della regione sardegnaambiente.it, ma anche noi lo pubblichiamo quasi sempre sulla nostra pagina Facebook del Comitato. Noi ci siamo basati sempre su documenti pubblici, fruibili da tutti quanti. Abbiamo fatto quello che ogni cittadino poteva fare, niente di strano, niente di eccezionale. Dicevo, se andiamo ad analizzare questo studio, ci rendiamo conto della totale superficialità con cui è stato redatto. Non c'è un accenno alla realtà economica di Arborea. Non si parla dei possibili rischi sull'impatto proprio su tutta l'economia. Quando si parla del livello paesaggistico del territorio, come ti dicevo, la zona di San Rubio è una delle aree umide più importanti di tutta Europa. Quello studio attribuisce un valore paesaggistico medio-basso, insomma, una zona di poco conto sostanzialmente. E poi tutta una serie di informazioni errate, come ad esempio, la collocazione dei primi centri abitati a circa 3 km di distanza dal punto in cui si deve trivellare. Perché è proprio una falsità, cioè. In quello studio quella frase è un falso perché le prime case sorgono ad appena 350 metri dal pozzo, case in cui peraltro abitano dei bambini che sono ancora in età prescolare. Io non so quante persone siano contente di ritrovarsi un pozzo per l'estrazione di idrocarburi a 300 metri dalla finestra di casa. Un pozzo che per funzionare deve emettere giornalmente. E questi sono dati che fornisce la SARAS proprio in quello studio, deve emettere giornalmente 26 kg di monossido di carbonio per poter funzionare. Insomma, è un impatto sull'atmosfera e su tutti gli abitanti della zona mostruoso. Nessuno si è preso la briga di mettere in evidenza queste cose prima che lo facessimo noi. Nessuno si era messo a leggere attentamente lo studio e a smontarlo pezzo per pezzo. E abbiamo inviato un documento alla regione in cui abbiamo chiesto almeno che questo progetto venisse sottoposto a valutazione di impatto ambientale, perché in realtà all'inizio questo progetto non era neanche sottoposto obbligatoriamente alla valutazione di impatto ambientale. Dunque, se nessuno l'avesse richiesto esplicitamente, così come abbiamo fatto noi, insieme a tutta un'altra serie di associazioni ambientaliste che ci hanno dato una mano, l'iter progettuale sarebbe andato dritto dritto verso l'ok alla trivellazione, che secondo i calcoli della SARAS sarebbe dovuta arrivare esattamente a giugno 2012, ovvero questo mese. La diffusione delle informazioni e soprattutto la condivisione delle informazioni ha messo in moto una sorta di reazione a catena in cui tutti i cittadini di Arborea si sono sentiti parte in causa. E quindi tutti quanti hanno deciso di mandare un documento, una richiesta alla regione di valutazione di impatto ambientale. Ne sono arrivate all'incirca oltre 200. Noi abbiamo fatto una petizione in cui abbiamo raccolto oltre 1.000 firme, che anche queste sono state spedite alla regione, alla provincia, al comune. Se non sbaglio anche all'Unione Europea, in cui chiedevamo esplicitamente di bocciare il progetto Eleonora. E il 19 aprile 2012 la Regione Sardegna finalmente ha dato ragione alle nostre richieste, ovvero ha detto il progetto così com'è è carente, servono delle analisi molto più approfondite, quindi diamo ragione alle richieste dei cittadini di Arborea che sono allarmati e quindi sottoponiamo questo progetto a valutazione di impatto ambientale, il che è già una piccola vittoria perché prima di tutto la trivellazione a giugno non si fa ed è già un grande passo. Durante il procedimento di valutazione ambientale la SARAS sarà obbligata a presentare tutta una serie di studi molto molto più approfonditi rispetto a quello che ha presentato lo scorso anno. E sarà costretta ovviamente a dover discutere tutto il progetto
con tutta una serie di interlocutori istituzionali, come ad esempio il comune, convocare delle conferenze dei servizi, e noi speriamo anche finalmente convocare delle assemblee pubbliche davanti a tutti i cittadini di Arborea, che è quello che noi chiediamo sostanzialmente da ottobre scorso. Noi siamo in attesa che la Saras depositi in regione lo studio proprio di valutazione di impatto ambientale vero e proprio. Dal giorno in cui quello studio viene registrato in regione, decorreranno poi 60 giorni per poterlo analizzare ed eventualmente poter ripresentare altre osservazioni alla regione per evidenziare i punti che secondo noi sono carenti. Ovviamente, dal nostro punto di vista, per chiedere la bocciatura di questo progetto, che comunque rimane, secondo noi, assolutamente incompatibile non solo con l'ambiente e con il territorio di Arborea, ma soprattutto anche con la storia e con la sua economia. Perché Arborea non è un pezzo di deserto, non stai andando a trivellare nel deserto dei Gobi, stai andando a trivellare in una delle zone sostanzialmente più ricche e più sviluppate, la cui economia e il cui futuro dipende proprio dal rispetto che si nutre nei confronti dell'ambiente. Io da bambino ho sempre visto la pubblicità del latte Arborea, i campi verdi, la mucca che mangia l'erba, insomma, quella per me è Arborea. Ovviamente è un'immagine stereotipata, però insomma, l'idea che sia di un prodotto, della bontà di un prodotto, dipende anche da quello. Se tutti i consumatori all'improvviso sanno che in mezzo a quel campo spunta una trivella che brucia 26 kg di monossido di carbonio, insomma, è un bel colpo. Per tornare al discorso iniziale, partendo dal comune, il comune ovviamente ha cambiato idea, questo lo devo dire perché è assolutamente giusto dirlo. Dopo ovviamente ha dovuto prendere atto del fatto che i cittadini non vogliono questo progetto, non vogliono questa trivellazione. Noi abbiamo convocato poi anche un'altra assemblea pubblica, proprio 2 giorni dopo la decisione della regione di sottoporre il progetto, a valutazione di impatto ambientale, il 21 aprile, e lì, il sindaco di Arborea ovviamente, ha preso atto della grande mobilitazione, quindi è stato messo davanti a un fatto compiuto. Ha deciso di deliberare, c'è stata una riunione del Consiglio Comunale straordinaria l'8 maggio, se non sbaglio, che ha deliberato la totale contrarietà del comune di Arborea, proprio dell'amministrazione, al progetto Eleonora. In realtà il primo comune a deliberare è stato il comune di Marrubiu, che noi continuiamo a ringraziare perché secondo me ha compiuto un atto molto importante, ovvero ha capito che giustamente, che se, ci se, ci se dovesse capitare un danno nel territorio di Arborea, insomma, il territorio non è organizzato per compartimenti stagni, quindi insomma, quel danno si sarebbe su subito allargato al territorio di Marrubiu, cioè il territorio è uno, è il territorio della Sardegna e per noi va tutelato in quanto tale. Anche il comune di Marrubiu ovviamente si è accorto di questo, anche loro si sono documentati, si sono confrontati con noi e hanno deliberato contro il progetto Eleonora. La scorsa settimana si è aggiunto in più anche il comune di San Nicolò di Arcidano, quindi ben 3 comuni su 5 che appartengono all'Unione dei Comuni del Terralvese hanno deliberato la totale contrarietà a questo progetto. Gli altri due erano sotto elezioni, quindi adesso con gli assestamenti di giunta vedremo di contattare anche loro. Però insomma, a livello istituzionale diciamo che l'opinione pubblica ha avuto la sua influenza, ma ancora di più l'ha avuto appunto tutto il settore produttivo di Arborea che, volendo, facendo un calcolo semplicemente economico, se tu sei un'azienda qualsiasi, a prescindere che tu sia un'azienda di Arborea, se viene un'azienda e ti dice: ehi, ho trovato del metano a 2 passi da casa tua, volendo possiamo metterci d'accordo, non lo so, alla fine. Si possono, la promessa che veniva fatta da parte della Saras era quella di dare degli sconti al territorio della provincia, sconti che in realtà non esistono, perché non è la Saras a determinare il prezzo del metano, il prezzo della bolletta, era una semplice promessa pubblicitaria. Tutto il sistema economico di Arborea, ovvero la cooperativa 3A, la banca di credito cooperativo, la cooperativa degli agricoltori, hanno capito benissimo che non c'è paragone tra l'avere un piccolo sconto sulla bolletta, che forse non si sa nemmeno se c'è, e continuare a tutelare la qualità e la bontà dei tuoi prodotti e soprattutto l'immagine che tu hai,
nei confronti dei tuoi consumatori. Insomma, all'inizio del 2012 anche loro si sono schierati fermamente per il no al progetto Eleonora e appoggiano in pieno la nostra battaglia. Di questo siamo molto molto contenti.